cos'è lo scompenso cardiaco? Quali sono i sintomi comuni e meno comuni con cui si presenta e come si arriva alla diagnosi? Buongiorno. Lo scompenso cardiaco presenta diverse definizioni. Una delle definizioni più famose e corroborate dal tempo è quella fornita da Eugene Braunwald, ormai negli anni Ottanta, come quella di una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di sintomi e segni tipici e dunque implica una incapacità del cuore di pompare sufficiente sangue per soddisfare le esigenze metaboliche dei tessuti o di riempirsi sufficientemente in modo tale da raggiungere lo stesso scopo. In realtà questa definizione che possiamo chiamare fisiopatologica e corroborata dal tempo non riesce completamente a inquadrare quella che è una complessa sindrome clinica che ormai da qualche anno è stata definita dalla Società Europea di Cardiologia, ma anche come la definizione universale dello scompenso cardiaco, come una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di sintomi e di segni clinici, con però un'oggettiva evidenza di congestione che può essere sistemica o polmonare e anch'essa caratterizzata da un'alterazione cardiaca strutturale o funzionale. Tutte queste definizioni cercano di fotografare in realtà un sintomo che è sostanzialmente la fase terminale della stragrande maggioranza delle malattie cardiovascolari, ma anche di malattie sistemiche. Al di là poi di queste che sono le definizioni che interessano prevalentemente, diciamo, lo specialista che si occupa in maniera approfondita dello scompenso cardiaco, i sintomi cardine dello scompenso cardiaco sono sostanzialmente la dispnea, che è un sintomo storico. Cos'è la dispnea? La fatica a respirare, che è stata ormai classificata, diciamo, da decadi dalla New York Heart Association in quattro. La dispnea parossistica notturna, che è quella, diciamo, situazione quasi di urgenza, una situazione critica per cui il paziente non riesce a dormire sdraiato di notte e deve recarsi improvvisamente alla finestra perché fa fatica a respirare. Oppure l'ortopnea, che è più frequente, che costringe il paziente a dormire con più cuscini, per esempio, a letto, oppure a dormire nelle condizioni più gravi, seduto. In realtà, in epoca più recente, si è, diciamo, definito un altro sintomo chiave che è più, diciamo, sensibile, della dispnea, che è la riduzione della tolleranza allo sforzo. E in questo caso anche come si pongono le domande è molto importante, soprattutto nell'attività, nella vita di tutti i giorni. E altri sintomi molto frequenti che possono far scattare il sospetto, diciamo, al paziente o diciamo questa bandierina rossa, questa red flag, sono il gonfiore delle caviglie, che anche rappresentano un segno clinico. Poi vi sono altri sintomi e segni che sono meno specifici o meno frequenti. Per esempio, un sintomo meno frequente ma più specifico è la bendopnea. Che cos'è la bendopnea? Quando il paziente, per esempio, si piega per allacciarsi semplicemente le scarpe o insomma si piega per un altro motivo, inizia ad aver fatica a respirare. Altri sintomi, diciamo, meno frequenti, ma che possono essere presenti, sono l'incapacità, diciamo, a digerire, una sensazione di nausea, di ripienezza, la micturia. Sono tutti sintomi che possono far sospettare in un determinato contesto clinico, lo scompenso cardiaco. E come si arriva alla diagnosi di scompenso cardiaco? Per arrivare alla diagnosi, il percorso può essere relativamente facile perché sostanzialmente è la Società Europea di Cardiologia e le società internazionali nella classificazione universale sostanzialmente richiedono che venga dosato. Vengono dosati i peptidi natriuretici, quindi il BNP o l'NT proBNP, e venga eseguito un ecocardiogramma. Complementariamente, nella definizione universale che vedremo poi successivamente, si possono ricercare dei segni evidenti di congestione sistemica polmonare attraverso, per esempio, le metodiche di imaging come l'RX del torace, banalmente. Quante persone interessa in Italia lo scompenso cardiaco e qual è il profilo della persona a rischio di sviluppare questa patologia?
Attualmente in Italia lo scompenso cardiaco affligge più di 1 milione di persone e rappresenta nel mondo sostanzialmente la prima causa di ospedalizzazione, con circa un 2% della popolazione mondiale affetta. Si stima che più di 64 milioni di persone siano affette da scompenso cardiaco, e lo scompenso cardiaco prima della pandemia del Covid era stato definito come l'epidemia del terzo millennio. Il profilo della persona a rischio di sviluppare lo scompenso cardiaco in realtà non esiste a livello teorico, perché le condizioni che lo possono determinare sono differenti da condizioni puramente genetiche, quindi da cardiomiopatie o cardiopatie congenite, a situazioni acquisite. Chiaramente, dal punto di vista epidemiologico, quelle più frequenti sono le forme acquisite, in particolare il paziente con affetto da diabete mellito, ipertensione arteriosa e con diversi fattori di rischio cardiovascolare, è quello che più frequentemente può sviluppare scompenso cardiaco, insieme al paziente, per esempio, affetto da insufficienza renale. Paziente anche con broncopneumopatia cronico-ostruttiva spesso ha anche uno scompenso cardiaco. Quindi possiamo dire che esiste un profilo, cioè una persona sopra, per esempio, i 50 o i 60 anni che abbia queste situazioni che ho già discusso, ma non dobbiamo dimenticare anche tutta quell'altra fetta che sta crescendo di condizioni, ad esempio, genetiche, che spesso non vengono misdiagnosticate. Quale può essere il ruolo del medico di medicina generale nel percorso diagnostico dello scompenso cardiaco? Il ruolo attuale e potenziale del medico di medicina generale nel percorso diagnostico è un ruolo cruciale, che posso dire quasi un ruolo chiave, perché il medico di medicina generale è, diciamo, la prima interfaccia, la prima sentinella sanitaria che si interfaccia con il paziente, che quindi raccoglie sostanzialmente quelli che sono i sintomi, è in grado di individuare precocemente quelli che possono essere quelle red flag, quei campanelli d'allarme che dicevamo prima, che possono far scattare il sospetto di scompenso cardiaco. Ebbene, quindi, che il medico di medicina generale sia consapevole che con un paio di mosse molto semplici e rapide può identificare un paziente con scompenso cardiaco, il primo delle quali è proprio il dosaggio dei peptidi natriuretici. Un riscontro di peptide natriuretico particolarmente elevato, e poi vedremo in quali contesti clinici, può far scattare un sospetto clinico e diagnostico di scompenso cardiaco, che poi richiederà un successivo iter, in particolare l'ecocardiogramma, un iter per esempio un pochettino più complesso per lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, e che quindi consentirà una cura tempestiva e una riduzione della mortalità e della morbidità. È allo stesso modo importante che il medico di medicina generale conosca a livello territoriale qual è il suo centro cardiaco di riferimento, in modo tale da potersi interfacciare con lo stesso e inviare prontamente il paziente, anche se diciamo richiesto dal caso, personalizzandone l'iter diagnostico e terapeutico. Ecco, ho nominato proprio il test per i peptidi natriuretici, e che secondo le linee guida del RESC è l'esame prioritario da effettuare quando i pazienti presentano dei sintomi di scompenso cardiaco. Ci può spiegare che cos'è e come funziona? Il test dei peptidi natriuretici è molto banale, semplicemente si tratta di un prelievo di sangue che viene effettuato ormai in tutto il territorio italiano. Come potete vedere, un recente documento della Società Europea di Cardiologia ha pubblicato la disponibilità a livello europeo, nei vari paesi, diciamo, sostanzialmente nella stragrande maggioranza d'Europa è presente, in Italia è presente su tutto il territorio con un rimborso parziale. Tramite questo dosaggio, sostanzialmente, nel giro di 24 ore, sostanzialmente, si ha l'esito, anche 48 ore, dell'esame, e sulla base di questo poi si può impostare l'iter successivo. Chiaramente, che cos'è questo dosaggio dei peptidi natriuretici? Fa parte sostanzialmente del sistema dei peptidi natriuretici, che è stato scoperto ormai dopo gli anni 70, tra gli anni 70 e 80, che è uno dei principali, se non il principale, sistema neuroormonale in grado di antagonizzare il sistema renina-angiotensina
benzina, aldosterone e il sistema nervoso simpatico. Questo ci ricorda che il cuore è un organo endocrino in grado proprio di rilasciare i tre peptidi natriuretici che sono l'ANP, il BNP e il CNP. I primi due hanno un'azione sistemica, il terzo un'azione paracrina. Quello che noi andiamo a dosare, che è il principale, che è un'emivita di circa 20 minuti, è il BNP. È l'NT-proBNP, è la porzione aminoterminale del proormone, perché il BNP viene secreto come proormone, dopodiché viene tagliato la parte attiva dell'ormonale, il BNP, la parte inattiva è l'NT-proBNP, che sarà poi eliminato per via renale. Come vanno interpretati i risultati del test per i peptidi natriuretici? Cioè, quali valori indicano la necessità di un invio urgente a un cardiologo o una gestione specialistica del paziente? Ecco, in realtà qui possiamo andare a sfatare alcuni piccoli misunderstanding o piccoli, vogliamo, errori clinici. Cosa vuol dire? Che l'NT-proBNP e il BNP non vanno utilizzati, ad esempio, come l'emoglobina glicata nel diabete, quindi non c'è un valore assoluto che indica un invio urgente al cardiologo o al centro dello scompenso cardiaco, come purtroppo avviene amaramente nella pratica clinica, dove vediamo spesso i centri responsabili dei vari laboratori che vedono questo valore particolarmente elevato, non so, superiore a 5.000, superiore a 6.000. E chiamano il paziente, vada urgentemente in pronto soccorso. Questo è subottimale come percorso. In realtà i peptidi natriuretici vanno integrati nella pratica clinica e saputi leggere. In particolare ci sono tre condizioni che sono le tre più frequenti, che vanno a falsare, nel senso che vanno a dopare i livelli di NT-proBNP e che vanno letti. E queste condizioni sono la fibrillazione atriale sostanzialmente e l'insufficienza renale. Questi due elementi cardine sostanzialmente lo dopano a livello di moltiplicarne il valore. Quindi, per esempio, un paziente che ha la fibrillazione atriale permanente e un'insufficienza renale predialitica o severa, quindi con un filtrato inferiore a 30 o da 15 in giù, avrà dei valori di 2000-3000 di NT-proBNP. In questo caso bisogna capire che questo NT-proBNP è lo stesso che viene prodotto tutti i giorni e poi si accumula perché non viene eliminato a livello renale. Allo stesso modo, la fibrillazione atriale, determinando sostanzialmente uno stress elevato e continuo a livello atriale, doperà a livello in alto i valori. Il terzo elemento che vi dicevo prima, che invece lo maschera, che maschera il BNP e il proBNP, è l'obesità. E quindi in questo caso, quando un paziente con obesità presenta dei sintomi o dei segni clinici, non bisogna prendere come unico elemento i peptidi natriuretici, ma vi rimando per esempio al percorso diagnostico e terapeutico dello scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata della Società Europea di Cardiologia o alle recenti linee guida americana, dove gli americani appunto sono molto consapevoli di questo concetto, ovvero del fatto che i peptidi natriuretici falliscono nel diagnosticare il paziente obeso. Quindi è importante che questo venga integrato nella pratica clinica. Ultimo elemento cardine che vi do: recentemente un position paper della Società Europea ha identificato due valori cutoff indipendenti da queste condizioni che vi ho detto. È in due contesti clinici, quello acuto, cioè di quando il paziente si presenta in pronto soccorso, e quello ambulatoriale, che sono altamente indicativi di scompenso cardiaco, ovvero un cutoff di sopra 5.000 nel paziente che si presenta in pronto soccorso con dispnea, ok, per scompenso cardiaco, con questo valore elevato, che quindi ci indica sostanzialmente che il paziente è estremamente probabile che abbia scompenso cardiaco, è un valore superiore a 2.000 in ambito ambulatoriale. Concludo dicendo che i peptidi natriuretici sono veramente importanti, soprattutto nel contesto acuto, ma anche in un iter complesso come quello dello scompenso PEF, ovvero a frazione di eiezione preservata, nella diagnosi differenziale con altre condizioni che sono prevalentemente condizioni, per esempio, extracardiache, ma anche cardiache, per esempio l'embolia polmonare, o anche le malattie ostruttive restrittive polmonari o altre, per la diagnosi differenziale con lo scompenso cardiaco. Quali sono le comorbidità associate allo scompenso cardiaco? In che modo il test per i peptidi natriuretici contribuisce a distinguere i sintomi dello scompenso cardiaco da quelli della patologia concomitante?
Sì, appunto, come le accennavo poc'anzi, il ruolo cruciale dei peptidi natriuretici, ad esempio nella diagnosi differenziale con le malattie polmonari, ostruttive o restrittive della pleura, nell'andare a sospettare uno scompenso cardiaco. Le due entità spesso coesistono, però è di cruciale importanza eseguire questo test. Elemento cardine soprattutto sono i pazienti diabetici, un'altra comorbidità importante che attualmente è presente in circa il 40% dei pazienti con scompenso, dove l'applicazione sistematica dei peptidi natriuretici ne consente una diagnosi precoce. Altre comorbidità, come ho detto, possono essere l'insufficienza renale, dove in questo caso però il peptide natriuretico va contestualizzato, chiaramente tutte quelle che possono essere altre situazioni extracardiache, e in questo caso appunto l'NT-proBNP e il BNP sono degli elementi chiave per la diagnosi differenziale.